è destinato a tutti coloro che vogliono scoprire il nostro passato, un excursus sulla storia più antica della nostra isola. Si tratta del libro L'isola più bella di Calogero Miccichè. Il volume raccoglie tutti i passi che riguardano la Sicilia, presenti nell'opera di Diodoro Siculo. È noto infatti quanto importante sia la biblioteca storica come fonte per la ricostruzione della storia dell'isola. Ampio spazio è dedicato alla Sicilia del mito, alla Sicilia greca, a quella romana fino alla rivolta degli schiavi. Il libro è stato presentato ieri nell'aula magna del liceo classico Eschilo di Gela su iniziativa dello stesso istituto scolastico, dell'Archeoclub d'Italia e della libreria Mondadori. Mi ha spinto a questa grande fatica intanto l'interesse che ho sempre avuto per Diodoro Siculo. Avevo curato già nel 92 una pubblicazione per Rusconi con traduzione e commento dei libri dal nono al tredicesimo e poi ho voluto riprendere Diodoro, perché Diodoro, per la storia della nostra isola, la storia più antica ovviamente, è una fonte inesauribile di informazioni e molto spesso una fonte unica, con dati di grande interesse soprattutto per alcuni momenti della storia della Sicilia antica, in particolare per quanto riguarda Gela. Ad esempio, Diodoro è una fonte importante soprattutto per la battaglia del 405 di cui si discute proprio in questo momento e per tanti altri eventi di storia locale particolarmente importanti. L'accenno ad esempio che lui fa al grande tiranno Ippocrate di Gela è in relazione a un momento, a mio avviso, al momento più felice che Gela ha conosciuto nell'antichità.